ho descritto prima era già presente, ma noi intendiamo lavorare in maniera sempre più mirata perché le persone da questa grave marginalità possono avere la speranza di uscire, con un accompagnamento che è quello degli assistenti sociali, degli educatori, dei progetti e di un'istituzione che è presente ad ogni livello. Gli esempi pratici, poi passo la parola comunque ai colleghi, gli esempi pratici sono intanto l'housing first, che non è la stessa cosa del dormitorio, per chi ovviamente può fare questi passaggi a gradini, che sono previsti anche questi nelle linee guida delle quali vi ho parlato all'inizio. E poi l'inclusione lavorativa, lo stiamo facendo, è vero, con un progettino molto piccolo che è quello di Via Vittorio Emanuele, per il quale noi abbiamo cercato di offrire la possibilità di un impegno lavorativo a 3 persone che arrivavano dalla grave marginalità. Sembra piccolo, ma non lo è poi così tanto piccolo, perché offrire un percorso di inclusione lavorativa al giorno d'oggi non è tanto scontato, tanto facile. Ed è infatti su questo tema che è necessaria poi la piena collaborazione e l'attivazione anche di realtà del mondo privato, perché il comune non può assumere tutti, o comunque non può riuscire a incanalare le risorse solo per l'inclusione lavorativa.